E quando porteremo il bambino a casa, Pedro Luis? Spero domani. Immagino che dopo il matrimonio Pedrito tornerà a casa con noi. Non so se è il caso di venire. Perché non vuoi venire? Siamo stati invitati tutti e due. Nelson mi ha chiesto di fare da testimone e io gli ho già detto di sì. Sai che Nieves Maria non mi vede di buon occhio e non credo che le faccia piacere la mia presenza alle sue nozze. Senti, Leonela, ad ogni modo non voglio andare da solo. Devi accompagnarmi, tu sei mia moglie. Tua moglie. Perché lo dici così? Sì, certo, sono tua moglie. Ma non sono la tua donna. La tua donna è Lorena. Per favore, Leonela, non pensare a questo. E tu non puoi negarlo. Non mentirmi, oltre ad ingannarmi. Leonela... Devi mettere fine a questa storia. Però io... Però niente! La vostra relazione deve terminare. Promettimelo. Promettimi che non rivedrai mai più quella donna. Voglio sapere che stai con lei. Non voglio sapere che la vedi. E pensare a tutto quello che succede nei vostri incontri. Leonela... Non posso sopportarlo, Pedro Luis. Io provo dolore, rabbia e non so quali altre sensazioni. Sei gelosa? Sì, va bene. Sono gelosa. Sono gelosa. Quando fai tardi, quando esci di qui, quando non so dove sei andato, io immagino che stai con lei. E tutte quelle notti che avete passato... insieme, che hai dormito fuori. Veramente è successo una sola notte. Sei stato con lei, non è vero? Sì. E me lo confessi anche. Ho soltanto risposto alla domanda che mi hai fatto. Non immagini nemmeno quello che sento. No, sono sicura di no, non è vero? Perché tu non hai mai provato questa sensazione? Perché tu non sei mai stato geloso di me? Ti stai sbagliando. Sono sempre stato geloso di te. Per caso ti sei dimenticata che da quando ti conosco hai avuto due fidanzati? Però questo... No, io ancora me lo ricordo. Ricordo quel momento in cui ti guardavo al di là della grata con un mazzo di fiori in mano, quando ti ho visto mentre ti baciavi con quel ragazzo, Otto. E quando sono uscito dal carcere, ti eri fidanzata con quel veterinario, Alfredo, volevi sposarlo. Però non ho sposato nessuno dei due, mi sono sposata con te. Sì, però come hai detto poco fa, non sei la mia donna. Io desidero esserlo. Io desidero esserlo, Pedro Luis, e tu lo sai bene. Anch'io lo desidero. È la verità, amore mio, anch'io lo desidero molto. Però mi rendo conto che per il momento non è possibile e aspetto pazientemente. E mentre aspetti ti consoli con un'altra. Leonela, per favore, preferisco non parlare. E invece dobbiamo parlarne, dobbiamo risolvere questa situazione. Tu devi decidere, o lei o me. Leonela, non puoi ricorrere al trucco tipicamente femminile di mettermi di fronte a un'alternativa. Però le cose non possono continuare così. Mettitelo bene in testa, Pedro Luis, io non posso accettare questo. Leonela, ascolta, neanch'io vorrei che le cose andassero in questo modo. Però le accetto, le accetto. Senti, voglio proporti una cosa, va bene? Lasciamo passare un po' di tempo, credimi. Il tempo sistema tutte le cose. Intanto curati. E tu subordini la tua relazione con questa donna alle mie cure. Tu devi lasciarla subito, hai capito? Vedi, Leonela, io non capisco. Per favore, promettimelo. Lasciala. Non devi più vederla. Fallo subito, oggi stesso. Parla con lei. Promettimi che le parlerai. Promettimelo. Leonela, non posso fare questo. Non posso promettertelo. Non posso. Com'è possibile? Com'è possibile che tu mi dica questo, Pedro Luis? Veramente, sto solo cercando di essere leale con te. Leale? La lealtà non ha niente a che vedere con la fedeltà. Pedro! Diciamo che faccio esattamente quello che mi hai chiesto. Non voglio mentirti oltre a ingannarti. Ma perché devi continuare ad ingannarmi se dici che mi ami? Ti amo moltissimo. E allora, quella donna... È diverso. Dai tanto valore al sesso, a quello che non ti do.
Davvero un uomo ha tanto bisogno di sesso? Il sesso vale più dei tuoi sentimenti. Ti stai sbagliando, Leonela. Perché? Perché mi sto sbagliando, Pedro? Ascolta, Leonela, io ho conosciuto Lorena. È stato un caso, insomma, era solo un'avventura. Era un momento molto critico della mia vita quando ho conosciuto Lorena. Quando? Vedi, è successo la nostra prima notte in viaggio di nozze, quando mi hai detto di non toccarti, di non sfiorarti nemmeno con un dito, e mi hai cacciato dalla nostra camera matrimoniale. Leonela, io mi sentivo molto depresso, molto solo, e Lorena è stata come un'ancora di salvezza che mi ha impedito di annegare completamente. In quel momento è stata un conforto, una magra consolazione, però una consolazione. Pedro, ascolta, Leonela, non è giusto usare una persona e un bel giorno, quando non hai più bisogno di lei, dirle adesso basta così, è finito tutto, e darle un calcio per farla uscire dalla tua vita definitivamente. È il minimo che io posso provare per una donna che ha riempito la mia solitudine, che ha alleviato la mia sofferenza, è considerazione, gratitudine. Vorresti dire? Voglio dire che non posso lasciarla per ora. E per favore, Leonela, non chiedermelo mai più. Quando las cosas más bellas volvamos a ver, quizá entonces al fin y a todas estas borrón y cuenta nueva volvemos a entender. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura, y desde entonces me condeno a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Non osi presentarmi a casa mia. Chiedermi perdono per quello che è successo. Nunca, nunca me puedas perdonar. Fermati, Leonela, io ti amo. Vattene, non voglio più vederti. Vattene. Ladrón de tu amor. Y estoy contento. Vattene, vattene via. Lascialo estarás cuando me vaya. Perché credevo di odiarlo? Perché non ho capito subito che era il mio uomo? Il mio uomo, l'amore della mia vita. Perché? Perché sono stata così stupida? Perché sono stata così stupida? Perché? 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 Perché?